Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di Rap. È successo un casino. Ho fatto due registrazioni e mi sono accorto poi che il microfono non funzionava bene. E quindi oggi vi farò un riassunto di quello che ho fatto in due episodi e poi continueremo a giocare. Allora, siamo atterrati su una nuova isola, abbiamo fatto botte con Bob, l'abbiamo ucciso, abbiamo raccolto un po' i fondali, abbiamo trovato un fucking pesce palla e siamo riusciti ad ucciderlo. Abbiamo scoperto che la polvere esplosiva bisogna cucinarla. Abbiamo ucciso lo stridone. Abbiamo ucciso poi anche il cinghiale. Abbiamo preso la polvere esplosiva e abbiamo ricercato le munizioni per la lanciarete. Abbiamo costruito il recinto con un po' d'erba, a parte Bob che ci rompe le balle. Abbiamo mancato l'alpaca con una munizione e ci siamo accorti che non potevamo recuperarla. Per fortuna, con la seconda, l'ultima munizione rimasta, siamo riusciti a catturare l'alpaca, che abbiamo nominato Lisa, e abbiamo messo nel nostro bellissimo recinto. Dopodiché abbiamo fatto un po' di ricerche, abbiamo costruito il ricevitore, abbiamo espanso la zattera, abbiamo piantato un po' di cose e abbiamo raggiunto finalmente la torre con l'antenna. Qua abbiamo scoperto che c'è il voice acting. In sostanza c'è tutto un vari segreti tra dei personaggi e a quanto pare stanno cercando un prototipo di qualcosa e non sappiamo cosa. Abbiamo scoperto poi che lo squalo ha un nome e si chiama Bruce. Sappiamo tutti bene che il suo vero nome è Bob. Abbiamo trovato una ricetta per lampada da testa, abbiamo trovato altre note, a quanto pare si avventurano come noi in mezzo al mare con la zattera. Abbiamo raggiunto la cima della torre, scoprendo un progetto per un riciclatore, altre note e un personaggio? Ma cosa? In realtà poi scopriamo che è uno dei personaggi giocabili da sbloccare. Speravo fosse un NPC con cui interagire, ma in realtà no. Abbiamo fatto un soppalco per il depuratore d'acqua. Abbiamo piazzato questo riciclatore che scopriamo che accetta oggetti e cose e probabilmente farà il cubo di spazzatura, quella cosa là. Abbiamo poi craftato un'altra munizione per le lanciarette, l'unica munizione, e abbiamo cercato di catturare la capretta. E per fortuna ce l'abbiamo fatta dopo un lunghissimo inseguimento e l'abbiamo chiamato Filippo. Così ora Filippo e Lisa vivono felici e tranquilli nel loro angolo d'erba in mezzo a una zattera in mezzo al mare. Ok, eccoci ritornati su Raft. Abbiamo appena lasciato quest'isola, abbiamo fatto un po' di rifornimenti e stiamo per raggiungere questo altro punto blu che è più o meno 800 metri. Quindi adesso vedremo cosa ce l'ha. Amministriamo un po', mettiamo a cuocere delle cose che sicuro abbiamo, tipo i metalli. Devo mangiare questa bistecca. Ara, che bel piattino qua. Eh? Devo mangiare? Ara, quanta roba che ci dà. Ci dà anche un buff per la fame. Siamo super nutriti. Siamo anche pieni di legna. Potremmo costruire un po' di roba. Ma vediamo un po'. Ora qua, che abbiamo questa cosa così, io farei un altro pezzo di tetto qua. E qua posso fare ancora un po' più largo. Come abbiamo ben tre nidi per uccelli, che metteremo così. Allora, spero che non siano troppo vicini. Probabilmente se sto qua sono troppo vicini e si spaventeranno. Però vediamo se può funzionare questa cosa. Vediamo un po' come siamo messi con la rotta. Ok, stiamo spostando leggermente un po' a sinistra. Dobbiamo metterci. Oh, molto bene. Ah, guarda che bello. Adesso abbiamo tutta una zattera bella operativa. Abbiamo spazio per altre cose. Qua abbiamo spazio per altre fornaci. Qua abbiamo spazio per altre casse. E tutto ben ordinato. Eccola. Abbiamo visto l'isola. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, dobbiamo fare arco semplice con frecce di metallo. Frecce metalliche, guarda che belle. Oh! Ah! Attenzione, 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 attenzione. Ci siamo, ci siamo. Bunk! Molto bene. Acqua abbiamo. A posto, direi che possiamo andare a esplorare questa nave. Allora, l'avevo già fatto tempo fa. E dovrebbero esserci dei orribilissimi mostriciattoli. Si entra per di qua? Sì, si entra per di qua. Però una... Aspetta, ma si può fare una torcia o qualcosa del genere? Mi sa di no. Ok. Che brutto questo corridoio. Oh, limoli.
sedie per terra. Ci sono dei motori, rottami. Guarda quanta roba. Non so cosa ho fatto. Whatever. Sento rumori. Piede di porco? Ho trovato un piede di porco. Un registratore. I heard from Nota. the captain. We're heading for Oh. one of the high rises down south. I can only hope you come to your senses and follow us. You knew the city was a failure, Reuben. Why do you always have to be so stubborn? Stavano dirigendo. Oh. In un grattacielo a sud. Che brutti rumori. Chiave blu. Ok, proviamo. Hello. Oddio. Non vedo niente però. Madonna. Madonna, ma è gigante! Madonna, è gigante sta roba! Che brutto sei! Sembra un rumore di un cane. Cassa. Zuppa di verdura! Oh! Sicuramente è ancora buona, ma sono sicuro al 100%. Tronchese. Non ce l'ho. Hello? Hello? No mostri here? Chiave rossa. Abbiamo trovato la chiave rossa. Va bene, io ho una chiave rossa che suppongo serviva tipo. Quell'altra stanza era la chiave blu. C'era un'altra stanza di queste. C'è nessuno? Ok, perfetto. 18.000 kg di rottami. Va bene. Lo sento, ma non è qua. Aspetta. Richiede cavi elettrici, accendino, serbatoio, proiettile. Oh. Richiede 5 componenti meccanici. Meccanico. Che suppongo troveremo in giro per la roba. Ah, è tutto pieno di rottami. O posso craftare ste robe? Mi sa di no. Tronchese, attenzione. I saw a Nota. large rat last night. Oh no. Unnervingly large. I tried telling the crew we obviously have an infestation among the lockdown supplies. They laughed at me. I miss you, Ruben. Allora, questa tipa è andata via perché supponeva che questo yacht non era pronto per il viaggio. Per andare fino ai grattacieli a sud, qualcosa del genere. Allora, tronchese sarebbe per spaccare questo. Staccate. E qui abbiamo una chiave blu e un'altra nota. Era radar guido. Somehow they believe rank and prestige disappeared with solid land. No, they will not be allowed to mingle among my esteemed guests, and they will certainly not be allowed further rations. They should be grateful. I am the only reason they are alive. Sento rumori, ma non lo vedo. Era qua dentro. Oh, finalmente è il giorno, grazie. Un componente meccanico, molto bene. Forse è là sopra? Proiettile. Oh, un'altra nota. Now they're claiming rats have eaten half of our supplies in a matter of weeks. I promised them increased rations if they could bring me one of these ridiculous lurkers alive. Oh. Of course, the food shortage will need to be handled. Tonight we're discussing which staff members are most suitable for Oh termination. no! Ok, hanno sacrificato delle persone ai ratti? Questo che mi stanno dicendo. Altra What does nota! that mean? You can't just fire them. We're out at sea. Hannah, you were brought to keep the engines running. That is what you. Oh oh. That's one of those damn rats. What are you doing to it? Get out! Do your job. What the fuck? Sta facendo esperimenti sui ratti? Ma cosa? Che problemi ha il tipo? Porca vacca! Muori! Mamma mia, codice a quattro cifre. Hello! Oh! Cassa! Rullato argenteo, nice! Componente meccanico, plastica, tutte queste varie cose. Cassa! Barbecue!
Plastica, plastica, casse, melone rosso. Componente meccanico. Quanti ne abbiamo in totale? Ne ho già 5, perfetto. Però non mi ricordo altro cosa serviva. 4 cifre. Now grown into something much more rabid, yet also smarter. I've already made progress on their training. With food and pain as incentives, I can discipline them. And by sharing their blood, mutations increase. What the fuck? I wonder if another species would react the same. Oh no. I received a transmission from a place called Caravan Town, not far from here. They have an active animal population. Oh cavolo. How long do I need this makeshift crew? Oh for fuck's sake. I will create true soldiers. True soldiers? What? Ho fatto esperimenti sui ratti e adesso vuole tentare di fare esperimenti su altri animali a Caravan Town? Sai che incontreremo una specie di boss, di mini boss qua. Cavi elettronici e nota. It's urgent. There's mist now. We don't know how far the water's risen. The maps are useless. We need to. The crew are planning a mutiny, Captain. It is time to act. Mutiny? They're just trying to stay alive. Are you mad? I gave you a chance to live. Now we have to protect ourselves from the masses. We will use the water. Oh! Che fatica, oh. Sento altri rumori, ce ne saranno altri qua in giro. Sedia, altra nota. Chiave magnetica, attenzione. Boh, allora, andiamo. Dato che ce l'abbiamo, andiamo subito a fare sta roba, così. Poi avremo solo... Ma dai, ma questa roba? Quanto cazzo respawnano? Basta girare intorno. Manovra... No, mi si è rotta la lancia. Adesso devo uscire. No, veramente. Avete rotto le balle, però. Chiave magnetica. Madonna, pensavo fosse una bomba. Invece era la porta che si apriva. Chiave verde? Non ho ancora trovato, però, una porta verde. Posso andare a craftare quella roba di cui servono 5 5 componenti elettronici. Eccolo, componente. Un crick. Cavi elettrici, serbatoio e proiettile. Mi sa che ci manca solo il proiettile, crick, serbatoio, accendino. Mi sa che ci serve l'accendino ancora. Ok. Oh, serviva proprio il... Ah, è una cassaforte questa. Ok, capisco. Cities in the blue. Calling the cost of the project's realization borderline criminal and its scope outrageous at least. Despite vocal opposition, the Floating Cities project does not appear to be slowing down anytime soon. According to former General Olof Wiltstrom's latest statement on the issue, we are fully aware of the strain this puts on our people. Nevertheless, our options are becoming increasingly limited. We must pull through this together, or join Stockholm beneath the waves. Wiltstrom refused to comment on the rumors regarding the modification of his personal yacht. When further asked about the Floating City Project's whistleblowers, Olof Wiltstrom chose to terminate the interview. Reaching out to these anonymous sources, we were able to further corroborate his story. Wow, città galleggianti che si muovono. Che figata. Ok, potevo immaginare che... Che paura, pensavo fosse nel gioco, invece era la registrazione. Donna. You coward! Porca vacca. What the fuck? Si sono incugnati apposta nel coso, così poteva uccidere i suoi compagni. Allora, qua in alto invece c'era... Richiede una bomba. Ok, che penso che adesso possiamo farla con tutto quello che c'è. Ok, sì. Lallallero, lallalla. Oggi farò esplodere una porta. Stai buono, stai buono. Stai buono. Stai buono anche tu. Stai buono. State tutti buoni. Oddio, mi seguono. Però se anche si incastrano.
Muori. Oh. Madonna. Ok. Beh, ben fatta, ben fatta. Molto bene. Prendi tutto. Prendi tutto. Raccogli nota. Progetto motore. Nice. Progetto volante. Nice. Che bei progetti. Aspetta, però c'è ancora un piano. Wait, c'è ancora un piano. Wait, c'è ancora... Che fastidio. Ma c'è davvero qualcosa là o mi sto solo inventando? Ce l'ho fatta! Asso, yes! Very nice! Vedi che si poteva raggiungere a sto posto? Ok, adesso? Oh, ok, molto semplice. Una cassa? Gancio assemblato! No! Ma non c'è niente. Ah, guarda, il re dello yacht. Ah? Il re dello yacht. Che brutto che sono, mamma mia. One, e two, e one, two, three. YOLO! Bam. Madonna, roba che mi facevo malissimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta e siamo pronti per ripartire. Abbiamo trovato una cosa fighissima, e cioè il progetto per il motore. Allora, aspetta, prima faccio la manovra qua, che se no ci incastriamo male. Guarda, 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 motore... e volante. Ah, porca vacca, Bob. Allora, come faremo così? Faremo due casse. Una con il cibo crudo e uno con il cibo cotto. Così non possiamo sbagliare. Allora, vediamo un po' questo motore. Giusto per curiosità. Ok. Abbiamo il motore. Urca vacca gigante. E lo piazziamo. Che bello. Wow. E ovviamente... Ma dai, Bob, sei proprio ridicolo. Sei proprio ridicolo. Ok, avvia il motore. Cambia direzione. Avanti, indietro. Richiede asse. Che bello. Wow. E qua abbiamo il volante. Devo metterlo qua perché così possiamo calare il... che bello. Che genialata. Che genialata. Che genio che sono. E possiamo... Oh, possiamo raddrizzarci. Molto bello. Nice. Va bene, ragazzi. Vi ringrazio per aver visto questo video. Mi dispiace per i problemi tecnici che ho avuto. Spero che non si ripetano. Questo è anche il motivo per cui non sono riuscito a pubblicare per una settimana. Perché pensavo di riuscire a fare tre video. Ho registrato ben tre video. Ma ho avuto problemi tecnici con l'audio. Quindi non era fattibile. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che ci vedremo nel prossimo, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!